Sono Andrea Falchini, direttore di Next Technology Tecnotessile di Prato. Siamo partner di Prisma, un centro ricerche che supporta le PMI nello sviluppo di soluzioni innovative dedicate alla sostenibilità e all'economia circolare del proprio prodotto. In questo progetto Rack & Punch collaboriamo con l'azienda Trafi nello sviluppo di un sistema di identificazione e selezione della materia prima da avviare poi a un processo di agugliatura per realizzare prodotti tessili che abbiano un contenuto di materiale riciclato notevole, almeno il 90%. Io sono Fabio Giusti e sono uno dei titolari dell'azienda Trafi Creatività Tessile. È un'azienda che è nata nel 1982 tingendo il filato a più colori. E da allora l'azienda si è sempre occupata di prodotti per uso moda, ma prodotti insoliti. Facciamo trattamenti sui materiali dei clienti e niente però è di normale, tingiamo a più colori, facciamo dei finissaggi usando, che so, una macchina per fare feltri che diventa una macchina da finissaggio, da accoppiatura, e poi studiamo continuamente nuove diavolerie. Abbiamo decine di tecniche per fare decine di effetti sempre differenti. Quindi uno dei filoni del nostro lavoro è quello di usare materiali che possono essere rifiuti ma anche avanzi delle produzioni, materiali che sono stati tentati ma sono venuti male, e quindi usando questi materiali cerchiamo di rifare nuovi tessuti, nuovi prodotti tessili che potessero essere usati sia nell'arredamento, nell'abbigliamento e anche a volte ad uso tecnico. Ecco. È un lavoro che facciamo sfruttando una tecnica che si chiama agugliatura, che permette di interallacciare le fibre dei vari materiali tessili formandone uno solo. E questo ci permette di assemblare varie materie in svariati modi. Abbiamo partecipato a questo progetto perché uno dei nostri punti critici era quello di selezionare e riuscire a capire quali sono le varie composizioni dei materiali, selezionare anche la maglieria dal tessuto a navetta, in modo da poter avere comunque materiali omogenei. E in questo progetto abbiamo, tramite chiaramente l'aiuto di Next Technology, che aveva già un buon know-how in questo senso, avvalendoci di un macchinario da loro sviluppato, siamo riusciti a fare questa cernita diciamo questa cernita automatica, e con questi materiali ricomporre insieme quello che già stavamo facendo ma in maniera molto più accurata, molto più proficua. Abbiamo fatto un buon passo avanti in questa tecnica e già da qui nasce un'altra idea, quella di riuscire a ulteriormente automatizzare questi progetti, e avendo materiali già omogenei l'automatizzazione è sicuramente più semplice. Quindi è un progetto che ci sta rendendo, diciamo, non la vita più semplice, ma la più complicata, perché abbiamo nuove cose da fare adesso, ma ci permetterà sicuramente di ottenere dei prodotti nuovi e senza dubbio di grande valore, partendo esattamente dal rifiuto e dal materiale che altrimenti verrebbe buttato via. In questo caso il progetto è in avviamento, quindi sarà realizzato un banco sostanzialmente con delle telecamere appositi che si basano sulla tecnologia ecospettrale, in grado di identificare contenuto, quindi composizione chimica e caratteristiche dello scarto tessile in ingresso, in modo tale da assicurare poi alle successive lavorazioni che porteranno alla realizzazione di manufatti chiara identificazione delle componenti riciclate che saranno presenti all'interno del prodotto. Ecco, questo andrà a qualificare e a rendere più sostenibile il lavoro della Trafi e i prodotti che saranno realizzati.